Amici TecnoAndroid.it, benvenuti. Oggi andiamo a vedere come smonta il Sony Xperia Z2 completamente, quindi andremo a togliere tutta la componentistica dentro e vi farò vedere come sostituirla completamente. In questo caso io ho bisogno di sostituire la back cover, ma vi farò vedere come si cambiano anche i componenti all'interno. Il primo passo da fare è dotarsi di una ventosa, la mettete in questo modo sul vetro posteriore che noi già abbiamo smontato, scaldate i bordi ed utilizzate un aggeggio del genere oppure una scheda telefonica o un plettro per aprire i bordi in questo modo. Fatto questo modo, basterà togliere la ventosa per accedere appunto alla scheda posteriore. E la prima cosa che dovete fare è andare a togliere il filo dell'antenna e andate a togliere questa fretta che vedete proprio in questo modo. Ok, si sgancia in modo molto facile e andate a togliere le viti che trovate qui in alto. Ok, allora togliamo questa vite, quest'altra vite, ok, per avere accesso alla batteria. Facendo questa operazione potete sostituire la batteria in modo semplice e veloce. Questa è la flat della batteria che è fissata direttamente sulla scheda. Basterà togliere questo piccolo adesivo in questo modo. Allora vediamo se ci riusciamo. Ok, questo è un semplicissimo adesivo, quindi basterà fare in questo modo per sganciarlo. Abbiamo rimosso la batteria, eccola qui, perfetto, e possiamo andare a smontare la scheda madre. Ok, togliamo con questo accessorio le flat. Se non riuscite potete fare tranquillamente anche con le dita in questo modo, visto che si sganciano molto facilmente. Io mi trovo benissimo ad utilizzare le unghie. Ok, togliamo quest'altra vite, fate molta attenzione a tutte le viti che sto togliendo, così vi faccio vedere quante sono e quali dovete togliere. Toglietele in sequenza come sto facendo io. Ok, adesso abbiamo accesso alla fotocamera. Ok, quindi se dovete cambiare la fotocamera sarà sufficiente arrivare fino a questo punto del video. Ok, è purtroppo incastrata, quindi dovete fare un pochettina di leva verso l'alto. Ecco fatto, abbiamo sganciato anche la fotocamera. Ok, adesso abbiamo accesso alla scheda madre. Dobbiamo togliere gli altri componenti. Allora andiamo a togliere questa flat in questo modo e andiamo ad alzare la scheda madre. Come vedete la scheda madre non viene, quindi dobbiamo andare a sganciare questo in questo modo. Vedete, sono incastrati perfettamente dentro, quindi dovete fare un pochettina di pressione in questo modo. Vi faccio vedere. Allora, facciamo così e andiamo. Allora dobbiamo sganciare il microfono. Purtroppo è un pochettino scomodo da smontare questa parte. Allora, togliamo anche questo adesivo in questo modo. Ok, abbiamo rimosso l'adesivo e vediamo se la scheda madre viene. Purtroppo fa sempre pressione sul lato questo qui, quindi dobbiamo fare in questo modo per sganciarla. Prendiamo un cacciavite spaccato e andiamo a sganciare. Ok, purtroppo un pochettino scomoda proprio perché troviamo la parte della micro USB sulla parte appunto destra. Eccola qua,
abbiamo sganciata con un pochettino di pazienza. Ok, abbiamo smontato la scheda madre. Ora dobbiamo sganciare logicamente questa parte degli accessori che è completamente incollata. Io non lo faccio perché altrimenti dovrei rincollare tutto nuovamente, ma è semplice, basta che mettete il cacciavite qui in basso e tirate verso l'alto, si sgancia e potete montarla sul nuovo display. Stessa cosa per l'altoparlante, quindi è semplicemente l'incastro, infatti sono due contatti che comunicano precisamente con la scheda madre. Fatta questa operazione, allora aspettate che vi faccio anche lo zoom così riuscite a vedere un pochettino meglio cosa sto dicendo. L'altoparlante lo potete sganciare in questo modo, i sensori, come ho detto, mettete un cacciavite qui sotto, lo alzate, lo vedete, si alzano tranquillamente, quindi non avete problemi. Questa invece di scheda si alza semplicemente tirandola verso l'alto e sganciandola. Fate molta attenzione che è molto delicata, quindi fate così e l'alzate in questo modo. Ok, una volta che avete tolto anche la scheda, scusate, però me l'ha andata fuori campo la fotocamera, cioè questa scheda qui. Una volta che avete tolto la vite, basterà sollevarla per sganciarla completamente dall'alloggio. Qui trovate il motorino della vibrazione che ugualmente è incastrato con la colla, quindi basterà prendere il cacciavite e alzarlo in questo modo. Scusate ancora per prima perché mi è andata fuori campo. Qui trovate invece un piccolo blocco di alluminio, come potete vedere, che è anch'esso ad incastro, quindi infilate un cacciavite sotto di esso e andate a fare un pochettino di forza per sganciarlo da sotto, dove si trovano altri componenti che vanno sganciati sempre con la colla. Ve l'ho detto, non ve lo smonto perché altrimenti dovrei rimettere la colla e non devo fare questo tipo di intervento sul terminale. Lo sblocco di questo qua, dovete fare un pochettino di pressione qua e fare e appunto leva sulla parte destra. Ok, questo era pure un pochettino piegato, lo risistemiamo e ecco qui. Qui troviamo l'altro componente che va sempre sganciato a pressione. Quindi una volta che avete sganciato anche questo componente, avete finito lo smontaggio della Sony Xperia Z2. Per oggi è tutto, continuateci a seguire sul nostro sito www.tecnoandroid.it ed iscrivetevi al nostro canale se vi sono stato utile. Grazie a tutti per averci seguito.